Quesito 7. Determinare le coordinate dei centri delle sfere di raggio radice di 6 tangente al piano pi greco di equazione nel suo punto di coordinate 1, 0, 2. Intanto si può facilmente verificare che 1, 0, 2 soddisfano l'equazione del piano, dal momento che il punto appartiene al piano. Questo è il piano, il punto l'ho chiamato P0 anziché P, le sue coordinate 1, 0, 2 sono x con 0, y0, z0 e queste sono le due sfere tangenti al piano in questo punto P0 con raggi pari a radice di 6. I loro centri C1 e C2 si trovano su una retta R perpendicolare al piano. Quindi questa retta R ha gli stessi parametri direttori del vettore N che è perpendicolare al piano e che ha i parametri direttori ABC 1, 2, meno 1 che riconosciamo dai coefficienti ABC dell'equazione del piano 1, 2, meno 1. Quindi scrivo l'equazione della retta R in forma parametrica scegliendo come punto iniziale proprio P0. Queste infatti sono le tre coordinate di P0, 1, 0, 2 e questi ABC sono i tre coefficienti 1, 2, meno 1 parametri direttori della retta R. Quindi l'equazione della retta R in forma parametrica è x uguale 1 più t, y uguale 2t, z uguale 2 meno t. Per tutte le t reali ogni t individua un punto della retta R. In particolare il punto P0 è quello che si ottiene per t uguale a 0 in quanto l'ho scelto come punto origine della retta. Di tutti questi infiniti punti P che appartengono alla retta R dobbiamo trovare quelli C1 e C2 che sono distanti da P0 di una distanza pari a radice di 6, cioè la distanza al quadrato tra P0 e i due punti C è uguale a 6, ma sappiamo che la distanza si calcola con il teorema di Pitagora tridimensionale, quindi x meno x0 al quadrato eccetera eccetera. X con 0, y0, z0 sono le coordinate del punto P0, quindi andiamo a sostituire 1, 0, 2. Invece x, y e z sono le coordinate di un generico punto P che corre lungo la retta individuato dal parametro t. Quindi andiamo a sostituire le sue coordinate del punto P, x, y, z, che sono 1 più t, 2t e 2 meno t. Imponiamo che questa distanza al quadrato sia 6, svolgiamo i calcoli, viene un'equazione in t, un'equazione di secondo grado, che ha per soluzioni t uguale a più o meno 1. Quindi vuol dire che questi due punti, C1 e C2, vengono individuati tra tutti gli infiniti punti della retta R per i due particolari valori t uguale 1 e t uguale a meno 1. Allora questi due punti C, le loro coordinate le trovo sostituendo a queste equazioni parametriche della retta R i valori di t che ho trovato, cioè più o meno 1. Inizialmente l'ho scritti generalmente indicandoli con tc, questi due valori più o meno 1, che mi permettono di trovare le tre coordinate xc, yc, zc dei due punti c. Andiamo quindi a sostituire a tc più o meno 1, otteniamo quindi 2 e 0 come risultato di xc. A yc, mettendo tc uguale più o meno 1, troviamo più o meno 2, e poi zc viene 2 meno e più 1, e quindi viene 1 e 3. Quindi il primo punto C è dato dalle coordinate 2 più 2, 1, 2, 2, 1. L'altro punto C ha coordinate 0, meno 2, 3. Quindi 0, meno 2, 3. C1 e C2 sono i due centri richiesti.